Buongiorno Preside, e allora oggi è stata una giornata importante. Una giornata in cui io mi sono veramente emozionata perché la partecipazione che ho visto a questo Open Day, questa apertura della scuola che si fa conoscere al territorio, che si fa conoscere dalle autorità politiche e professionali, non pensavo che potesse avere tanta adesione. C'è stata una commozione, una partecipazione emotiva da parte di tutti coloro che sono intervenuti, che sono il segnale della peculiarità di questa scuola, che crea delle competenze, delle professionalità raffinate, ma che ha anche un'umanità al suo interno che la rende unica e insostituibile nel panorama della scuola italiana. Questo è il tuo tempo, stai in fondo al cuore, pulsa col sangue, corre forte nelle vene. Cosa deve dare una scuola di cinema agli studenti, insomma? Intanto dare la consapevolezza del ruolo che si va ad incarnare, a rappresentare, perché lavorare nella comunicazione evidentemente comporta non solo consapevolezza ma responsabilità. Segui adesso il ritmo, questo è il tempo di saltare. Viva la vita, muera la morte, viva la vita. Quando si parla attraverso gli schermi, che siano grandi, piccoli, ci sono migliaia e milioni di persone che ci guardano, tra i quali c'è molta gente più intelligente di noi. Dunque noi abbiamo il dovere di dare loro il massimo. Essere giovani significa avere una presa diretta con il mezzo in funzione di un qualche cosa che deve avere una sua finalità e sostanzialmente non perdere nulla della consapevolezza e della cultura. Lamentarsi e di chiamare pubblici gli affari privati. Oggi abbiamo visto il risultato del lavoro di un gruppo che si è messo insieme per ottenere visibilità, perché questa scuola ha diritto alla visibilità, essendo una scuola di tipo unico che è unica sul territorio, che forma grandi tecnici, grandi registi, grandi personaggi del mondo dell'audiovisivo e della cinematografia. Se lei va dovunque, le abbiamo detto, va in Giappone e parla dell'opera italiana, la cantano. Vai dovunque, in qualsiasi luogo del mondo, uno dice Cinecittà, Fellini e tutti applaudono. Non si può distruggere! Il presidente lo sa, vede il profede non sbaglia mai. Il presidente lo sa, con la sua squadra risolve i guai. Quello che sta accadendo oggi in Italia è pazzesco a dir poco, perché si vuole innanzitutto unire questa scuola, paragonarla ad un qualsiasi altro istituto, quando in realtà ha delle peculiarità specifiche. Siccome noi stiamo facendo un'esercitazione che è di tipo cinematografico, abbiamo scelto per cui di utilizzare una camera che più possibile si avvicina a questo tipo di esercitazione. La taratura del valore, diciamo, dell'audiofrequenza deve essere corrispondente alla distanza che intercorre tra la postazione, diciamo, di trasmissione e quella di ricezione del segnale. Sfida di un paese che in passato ha conosciuto la deriva, date solo un po' di tempo per il risultato. Lo ha sostenuto. È evidente che siamo in un paese che non sta pensando al futuro. Se la ministra Gelmini pensasse un attimino a che cosa sta facendo, immediatamente capirebbe l'errore grave che sta commettendo. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Per quello che riguarda il nostro ruolo su un set o su una produzione video, sono competenze difficili da acquisire, sia tecniche teoriche che pratiche. Per cui una scuola del genere, che dà una buona base culturale, un'ottima formazione professionale teorica e un'ottima formazione pratica, è assolutamente fondamentale per noi. Verbale.
verbale, scritto, poi c'è qualcuno che parla, quindi verbale, orale, poi quelli ballavano, che codice è quello? Codice della danza. Poi che altro codice? Che altro codice? E in questo paese per avere il futuro bisogna non sciupare eccellenze come questa scuola. Questa è una scuola che forma delle competenze importanti, perché stiamo sul campo della cultura, stiamo sul campo della comunicazione. Credo che si debba immaginare una via parlamentare per correggere una stortura. Nell'ultimo laboriosissimo regolamento di ristrutturazione degli istituti tecnici professionali è stato fatto un errore grave dal governo, e cioè di assimilare un istituto come questo, che è un unicum e che ha una peculiarità assoluta in Italia e non solo in Italia, a un istituto tecnico industriale che, figuriamoci con tutto il rispetto, però ha casistiche, modalità, linguaggi, strutture ovviamente diverse. L'importanza di giornate come oggi, dove gli studenti insomma organizzano insieme a voi. L'importanza è evidente nel fatto stesso di stare insieme, di creare e di ribadire un'identità di istituto, un'identità di scuola, un'identità di percorso, ritrovarsi, riconoscersi l'uno con l'altro, nelle parole dell'uno, nelle parole dell'altro. Uscito da scuola ho iniziato subito a lavorare, posso dire che ogni volta che mi giro intorno per tutti gli eventi romani, razziali, qualsiasi cosa c'è, io mi giro, c'è un mio ex compagno, mi giro, c'è un fonico, mi giro, c'è un operatore, mi giro, e tutti quanti che ci salutiamo tra di noi, o se non lo conosco dice ma tu dove andiamo al CNTV, andiamo tutti al CNTV. Viva la vita! Gli operatori fonici che ho incontrato, che sono usciti da qui, erano sicuramente ragazzi che sapevano di che si trattava. Sicuramente una parte essenziale è la pratica, il laboratorio e l'esercizio sul campo. Mentre sugli istituti tecnici diciamo, un qualche bisogno c'era, ma sulla istruzione professionale in realtà non c'è proprio dietro niente, se non quello di tagliare le ore, di tagliare gli insegnanti e quindi le discipline. Il settore del cinema è in grande rilancio in questo paese, il settore multimediale è uno dei settori di punta della nostra economia regionale. Qui dentro si formano persone che poi lavoreranno e porteranno la loro arte nel mondo del cinema, del teatro. Le mobilitazioni come quelle di oggi servono proprio per far cambiare idea a questo governo. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Pensi che questa scuola ti sia stata, non dico indispensabile, ma comunque alquanto utile per la tua carriera? Sicuramente utile sia a livello lavorativo che a livello di conoscenze nel campo appunto della religione. La terziaria è stata una parte fondamentale, perché io ho trovato lavoro anche grazie alla terziaria. Nel senso, io lavoro adesso con uno che mi ha insegnato terziaria. E soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori. Vogliono dimezzare le ore di laboratorio, quindi comprende anche noi, perché abbiamo produzione, montaggio, ripresa, suono e multimediale. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra. Quanto possiamo reggere? Il problema nostro, essendo un problema di tagli di spesa, è un problema di tutte le scuole d'Italia. Mona Lisa.